Buongiorno ragazzi, oggi voglio parlarvi del burpees, esercizio che spesso e volentieri con l'avvento del functional, del crossfit e di tutte queste discipline va molto di moda, no? Però noto sempre che tante persone mi eseguono questo burpees non in maniera ottimale e spesso e volentieri si fanno male o alle ginocchia o alla bassa schiena o ai polsi. Per riuscire a fare un buon burpees devi essere bravo sia con gli esercizi per le gambe, quindi squat, affondi, tutti gli esercizi un po' base, no? Per questo distretto corporeo, ma anche bravo negli esercizi di spinta come i piegamenti sulle braccia. Non ha senso fare dei burpees completi se non riesci a padroneggiare almeno 15, 20, 30 piegamenti sulle braccia in maniera corretta, perché nel burpees una volta che ti raddrizzi devi poi di nuovo scendere, quindi se non hai forza nel frenare il movimento con le braccia rischierai di farti male al polso, al gomito o alle spalle. Quindi presta sempre molta attenzione quando fai il burpees. Adesso ti faccio vedere il burpees. Questo è un burpees completo con una fase esplosiva nella spinta in alto delle gambe, poi a questo punto puoi portare le braccia su, battere le mani sopra, puoi fare tutto quello che vuoi, però diciamo che quello poi è un contorno dell'esercizio, perché la parte vera la fanno le gambe che con forza spingono verso l'alto e poi, come puoi notare, devi scendere con maniera corretta, andare a mettere le mani a terra, frenare il movimento, eseguire un piegamento sulle braccia e poi invertire con forza il movimento per tornare alla posizione di accosciata da squat e poi saltare verso l'alto. Importante quando fai questo movimento, soprattutto quando porti i piedi vicino alle mani, cerca di non portare le ginocchia troppo in avanti, perché se poi proietti tutto il carico sull'articolazione del ginocchio mentre salti in alto, allora questo nel tempo ti può portare un'usura precoce delle cartilagini o comunque delle problematiche all'articolazione del ginocchio. Quindi fallo come ti sto mostrando io in questo video, è più difficile, lo so, però questo è l'unico modo se nel tempo ti vorrai allenare cercando di tenerti lontano i fastidi articolari. Mi raccomando, metti sempre in pratica gli esercizi in maniera corretta, perché non importa quanti burpees fai, ma è importante come li fai. Se vuoi beneficiare di questo meraviglioso esercizio che ovviamente non lavora solo i muscoli, ma anche comunque l'apparato cardiocircolatorio. Se il video ti è piaciuto, come sempre, pollice in su, iscriviti al mio canale, ci si vede prossimamente. Ciao ciao!